Oggi, 29 novembre 2001, Los Angeles, in una maestosa villa sulle colline di Hollywood, già presa in affitto dal suo amico Paul McCartney e recentemente appartenuta a Courtney Love, muore George Harrison, il Beatle quieto. Aveva 58 anni e da tempo stava lottando contro un tumore al cervello. Per curarsi si era anche recato in Svizzera in una clinica specializzata. Fumatore incallito, Harrison aveva già sofferto nel 1997 di un tumore alla gola che gli era stato rimosso in modo brillante. Voci non confermate però sostenevano che quel cancro si fosse nel frattempo esteso al cervello. Harrison era anche sopravvissuto a un accoltellamento avvenuto nella notte del 30 dicembre 1999 quando un pazzo di nome Michael Abram, che si era dichiarato in missione per conto di Dio, si era introdotto a Friar Park, la residenza di campagna di Georgia Henley-on-Thames, con l'obiettivo di ucciderlo. Ha lasciato questo mondo nel modo in cui aveva vissuto, in pace con Dio, senza paura della morte, circondato da amici e parenti, recita il comunicato della famiglia. Le sue ceneri sono state disperse nelle acque del fiume Gange, anche se la cerimonia è stata tenuta segreta e nessuno ha mai saputo quando effettivamente abbia avuto luogo. Nelle ultime settimane di vita, conscio delle sue condizioni, George Harrison aveva lavorato insieme al figlio Danny su alcune canzoni nuove che verranno poi pubblicate postume nel disco Brainwashed, pubblicato nel novembre del 2002. George Harrison ha lasciato in eredità 99 milioni di sterline e la sola casa di Henley-on-Thames ne vale 15. Ha un trust gestito da tre consulenti legali e intitolato a sua moglie Olivia e al figlio Danny, evitando così di pagare alle tasse inglesi la cifra di 40 milioni di sterline. È l'ultima vendetta dell'uomo che un tempo aveva dedicato all'ufficio delle tasse di Sua Maestà la velenosa canzone Taxman. E non finisce qui. Olivia, diventata una delle 300 persone più ricche d'Inghilterra, si è poi ritrovata anche diverse proprietà nelle Hawaii, in Italia e in Svizzera, per un valore stimato di oltre 100 milioni di sterline, senza contare il patrimonio dei diritti d'autore, passato nelle mani del giovane Danny dopo la morte della madre. Little darling, I feel the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, I say, it's all right.